15 anni di continua crescita e la voglia di diventare ancora più grande affermata nel mondo delle corse riservate alle ruote grasse. Etna Marathon si prepara a celebrare l'edizione 2021 che tra oggi e domani terrà banco sul versante orientale dell'Etna. Milo, come consueto punto di partenza alla discesa del kamikaze come apice tecnico e spettacolare di una gara che ha ormai guadagnato un posto nel cuore di tutti gli appassionati. Da quest'anno abbiamo un'importante azienda, nostra partner, che addirittura è entrata nella denominazione della manifestazione, cioè Vittoria, che la manifestazione infatti si chiama Vittoria Etna Marathon, che ha permesso all'organizzazione di fare un ulteriore passo in avanti, e quindi i ristori saranno potenziati, abbiamo un passaparti, avremo tutta una serie di servizi migliorati che non vi sveliamo, lo vedranno sia gli spettatori ma soprattutto i partecipanti. Tre i percorsi riservati ai bikers provenienti da tutto il mondo, il tracciato, i bike ed escursione da 27 km sarà quello riservato a chi vuole godersi il panorama senza l'assillo della gara. La Gran Fondo invece farà salire l'asticella snodandosi lungo i 45,5 km previsti con un dislivello da 1800 metri, ma la gara più attesa è senz'altro la Marathon che lungo i suoi 75 km conditi da un dislivello di ben 2500 metri offrirà spettacolo ed emozioni, un tracciato che vedrà al via il solito parterre di grandi nomi. L'Etna Marathon quest'anno vedrà tra gli 800 e 900 partenti, con diciamo, capitanati in prima fila il campione del mondo, il colombiano Leonardo Paez. Avremo anche il suo connazionale che lo sfiderà sul percorso, Diego Arias. Poi abbiamo i nostri rappresentanti Pierpaolo Ficara e Vincenzo Saitta, proprio siciliano, entrambi siciliani. Per Paolo Ficara è un pro che corre solitamente su strada, viene a cimentarsi, a sfidare i migliori interpreti di questa specialità. Così come tutto il versante orientale etneo, anche Etna Marathon ha dovuto fare i conti con la continua attività vulcanica e i suoi effetti. Abbiamo avuto 50 parossismi e eruzioni dell'Etna che hanno, riversato diversi decimi centimetri di sabbia sul percorso, quindi abbiamo dovuto effettuare un'operazione di pulizia veramente importante e gravosa. Incrociamo le dita sperando che appunto nelle ultime ore l'Etna non si risvegli, ma nel caso abbiamo anche delle soluzioni alternative per far svolgere la manifestazione in tutta sicurezza.